Buongiorno consiglieri, seduta di consiglio di prosecuzione della quinta circoscrizione del 28 luglio 2021, ore 9:42. Appello. Teresi, assente. Aiello. Presente. Altadonna. Presente. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Figuccia. Presente. Losardo, Presente. Lucido, Presente. Palazzo, Presente. Stabile, assente. Presidente, 8 presenti e 2 assenti. Grazie segretario, visto il numero legale, la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici. Siamo in Buongiorno Presidente. consigliere Stabile. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno consigliere Stabile. Siamo in seduta di prosecuzione. Se possiamo staccare l'audio di qualcuno. Sì, già fatto, già fatto. Presidente, deve attivare il microfono, lei. Sì, dicevo segretario, ieri poi alla riapertura dei lavori io non c'ero, sono entrato qualche minuto più tardi, ma già non c'era più nulla. È caduto il numero, per cui penso che non si sia più trattata la proposta, No, giusto? no, Perché no, no. attendevamo notizie dagli uffici, come fatto dagli uffici la dottoressa Mandalà ha risposto che in questo periodo estivo non è nelle condizioni di poter partecipare ai lavori d'aula e così via, e non ha neanche delegato. Ha risposto così in un'email mandata agli uffici, dove gli uffici hanno girato a me e così via. Io ritengo che ci possa essere un percorso molto difficile per poter trattare questa proposta in assenza dell'amministrazione, perché fin quando sono 20 pagine, forse possiamo capirlo, allora ci mettiamo a lavorare per come abbiamo sempre fatto con gli altri regolamenti. Ma un regolamento dove si parla di mille e qualcosa come pagine, ritengo che ci sia l'esigenza che un funzionario, il dirigente o chiunque essa sia che abbia lavorato su questo regolamento, ritengo che debba essere presente in qualche seduta per darci delucidazione, perché in questo modo penso che non ci siano le condizioni per poter trattare la proposta. Poi, se qualcuno di voi ha qualche suggerimento, io sono qui ad accoglierlo. Qualcuno vuole intervenire? Presidente, mi scusi, Sì, posso? certo. L'amministrazione comunale non ci mette in condizione di poter esaminare e approfondire l'atto. Noi, insomma, lo dobbiamo esitare comunque, ritengo. È giusto perché abbiamo l'obbligo noi di esprimere parere in merito ai regolamenti che vengono inoltrati dall'amministrazione. Quindi, se dobbiamo esprimere parere, Concordo. si esprime parere, Presidente, giusto? Concordo, Niente. concordo, concordo col consigliere Losardo, mi Sì. associo al suo intervento. Ci sono altri interventi in merito? Qualche Sì, suggerimento di Presidente. qualcuno? Sì, prego. Ieri appunto era stato mandato agli uffici di mandare un'email, appunto, e credo che sia stato fatto, quindi io direi di Stato fatto e comunque. hanno anche risposto. Ah, mi scusi, io non l'avevo sentita. Qual è stata la No, risposta? lo abbiamo. Niente, la dottoressa Mandalà in questo periodo estivo non può darci retta in merito a questa cosa. Alla fine ha data da destinare, non c'è nessuna Quindi non c'è disponibilità da neanche parte urgenza. dell'amministrazione.
quindi no, è un'urgenza niente, non ha neanche delegato. Sì, io forse l'unico suggerimento che insomma mi sento di dare per fare un ultimo tentativo è quello di inviare la medesima richiesta di incontro alla commissione consiliare competente. Magari la commissione invece ci incontra a breve, perché i lavori anche delle commissioni non sono finiti. E poi credo che, appunto, come diceva lei, con un regolamento di 1000 pagine i consiglieri comunali saranno tutti iscritti alla CEPU in questo momento per cercare di comprendere il regolamento, perché da noi, diciamo, il nostro parere è un parere che può anche essere preso tra virgolette sotto gamba dall'amministrazione. Il parere dato poi dal consiglio comunale e dalla commissione competente credo che invece abbia un peso, quindi potremmo chiedere anche alla commissione competente di incontrarci. Grazie. Certo, potrebbe essere anche un'idea questa, anche se io sono convinto che la commissione avrà lo stesso problema nostro, perché poi alla fine anche loro sicuramente su questa proposta avranno delle difficoltà sull'amministrazione e sul dirigente o chi o chiunque essa sia funzionario a poter relazionare e dare qualche delucidazione. Però dico, voglio dire, noi su questa proposta è anche un'idea quella di far partecipare la commissione in merito a questo regolamento. Però trovo l'unico mio dubbio è uno: mentre magari incontriamo l'amministrazione, e l'amministrazione, ciò intendo il settore che ha lavorato su questo regolamento, che poi ha dato mandato alle circoscrizioni, al consiglio comunale e alle commissioni di approvarlo, di dare lettura e di lavorarci sopra, ed è un conto. Andare a chiedere un'udienza alla commissione dell'amministrazione del Comune di Palermo, ritengo che è nelle stesse condizioni nostre, in senso che neanche loro hanno in questo momento chiaro cosa è questo regolamento e quali potrebbero essere le modifiche. Ritengo che hanno lo stesso problema nostro, e se così fosse ritengo che non abbiamo risolto nulla. Ecco, questo è l'unico dubbio che mi interfaccia sul convocare la commissione del Comune di Palermo. Magari qualcuno di voi ha dei chiarimenti in merito se la commissione già ci sta lavorando oppure ha le idee più chiare e così via. Ma la commissione del Consiglio Comunale? Presidente? Sì, sì, diceva. Si riferisce? Sì, io le chiedo scusa, ma si è interrotto per un attimo e non l'ho sentita, consigliere Losardo. No, no, si riferiva, no, mi ha risposto il segretario, lei si riferiva chiaramente alla commissione consiliare, giusto, Presidente? Certo, il consigliere Altadonna, sì. Il faceva riferimento alla commissione consiliare. Sì, sì. A me risulta che ci sia appunto una convocazione in merito, addirittura so che è a carattere d'urgenza, quindi di conseguenza non credo che se a carattere d'urgenza non lo so se loro già hanno iniziato o meno ad esaminare questo regolamento. Chiaro, certo, comunque sì, appunto non si riallaccia al mio ragionamento precedente, sì. Che ritengo che la commissione abbia le stesse difficoltà nostre, in senso che debba ancora ascoltare il dirigente, il funzionario e qualche altro in merito a questo regolamento, almeno a chi ci ha lavorato, perché sennò, se è così non fosse, voglio dire, se noi convochiamo la commissione, cosa ci può dire? Ci può dire nulla, ci può dire soltanto lavoriamoci assieme. Penso che neanche loro, noi non siamo in condizione di dare risposte a loro, loro non sono in condizione di dare risposte a noi. Presidente, ma il tempo che loro studiano 1178 pagine, noi già votiamo al C10 di queste cose. Io dico la verità con massima schiettezza. Io dopo la risposta, perché dico, se ci mandano un parere urgente da dare,
è chiaro che c'è un interesse particolare all'amministrazione di portare avanti un prodotto, no? In questo caso il regolamento. Quando noi chiediamo un'audizione alla dirigente in merito a questo regolamento e la dirigente troviamo un muro, perché non solo ci dice che è impossibilità, ma non ci delega nessun altro per poter partecipare e non ci dà neanche disponibilità dicendo guardi questa settimana no, la prossima, ci dice assolutissimamente no e non ci dà neanche il spiraglio di poter incontrare qualche altro perché magari il delegato all'ufficio non lo fa neanche. Io direi di andare avanti, ognuno voti per propria coscienza, ovviamente io voto per come mi risponde l'amministrazione e per quello che mi sento di fare. Dico, io ho un parere urgente in queste condizioni, non lo posso, lo dico in maniera molto chiara, non lo posso votare favorevolmente. Un parere dove sono 1178 pagine. Chiediamo all'amministrazione di darci supporto in qualche seduta su qualcuno di loro e l'amministrazione non ci dà contezza, addirittura ci risponde con muro. Io ritengo che l'amministrazione stessa non ha la volontà, per me la risposta è questa, non ha la volontà di applicare questo regolamento. Da parte mia la volontà dell'amministrazione la leggo in questo modo, vista la risposta del dirigente, per cui io direi di andare avanti e ognuno voti come vuole, non so se magari qualcuno ha dato qualche lettura in qualche pagina in considerazione che ieri magari è stata sospesa, io la ritengo in questo modo. Presidente, qualcuno di voi ha qualche altro suggerimento? Possiamo anche... Sì, io volevo dire la mia. Prego. Concordo pienamente con la sua analisi rispetto alla mancato supporto della dirigente e quindi dell'amministrazione rispetto alla nostra esigenza di comprendere fino in fondo, diciamo, un regolamento che ci viene presentato. L'unico dubbio che ho è il seguente, ecco, rispetto, diciamo, a come mi approccerò alla votazione. Siccome credo che di avere capito che si parla di derogare o abolire o ridurre la Tari per alcune categorie sempre in riferimento alla questione pandemica, votare, diciamo, a cuor leggero un parere in modo negativo astenendomi, mi viene difficile, ecco, perché a prescindere dall'amministrazione il nostro orizzonte sono sempre i cittadini, quindi se c'è un modo pur non dando, diciamo, all'amministrazione alcun lustro, ma se c'è un modo per far risparmiare la Tari, derogarla o quant'altro per i cittadini, io mi sento in grande difficoltà, perché da un lato, appunto, il mio disappunto nei confronti della sciattoneria dell'amministrazione, che prima manda un parere urgente e poi uno dei funzionari che hanno redatto questo regolamento e che ne sono responsabili ci dice che non c'è urgenza sostanzialmente perché lo possiamo fare a data da destinare. Questo mi fa molta rabbia e mi dispiace. Dall'altro lato però sono, appunto, combattuto, perché non vorrei che ci fosse qualche provvedimento che va a favore in questo momento di contingenza dei cittadini e per una rabbia di pancia nei confronti dell'amministrazione mi dovessi ritrovare a votare contrario, ad astenermi, quindi comunque in un certo senso a votare contrario un regolamento che può andare a favore dei cittadini. Ecco, questo è il dubbio che ho, ed è giusto e sono certo che è il dubbio che abbiamo tutti, perché ripeto, prescindendo dalla nostra posizione nei confronti dell'amministrazione, il nostro orizzonte sono i cittadini. Grazie. Certo, donna, io concordo con il suo intervento, perché è lo stesso rammarico di cui io provo per cercare di votare contrario o astenuto in un regolamento che magari forse ci potrebbe essere un'ipotesi, dico forse, potrebbe essere un vantaggio per gli imprenditori, per cittadini e così via. Però
quando l'amministrazione mi mette un muro davanti dove in realtà non ci dà la possibilità di poterci lavorare. Quando l'amministrazione, il dirigente per me è l'amministrazione, ovviamente, quando l'amministrazione oltre questo sa per certo, perché le dico una cosa, io non ci credo che la commissione consigliare del comune, siccome questo regolamento andrà in aula, invita il dirigente o il funzionario, chiunque essa sia, o l'assessore di competenza e gli risponde no, non saremo presenti. Io non ci crederò mai. Il problema è uno, che l'amministrazione sa che i nostri pareri non sono vincolanti, per cui loro, scusando l'espressione, se ne fottono altamente. Per cui io poi alla fine faccio l'analisi e dico: se voto contrario o astenuto, lo faccio soltanto per un gesto dove dico l'amministrazione non ci ha ascoltato, non ha avuto rispetto del nostro lavoro che svolgiamo giorno dopo giorno e sui territori, ma io parlo in generale di tutti, e per cui dico l'amministrazione se ne è strafottuta di questa istituzione territoriale. Era uno. L'altra cosa, poi dico, ma magari c'era un suggerimento anche positivo da poter dare, ma siccome l'amministrazione sa che i nostri pareri non sono vincolanti, per cui loro, scusando l'espressione, se ne strafottano altamente. Ecco qual è il senso perché io dico io non posso votare un regolamento in queste condizioni. Se è un regolamento a favore degli imprenditori di Palermo e dei palermitani, io dico che il Consiglio Comunale, che è l'unico organo che poi alla fine può dare qualche suggerimento o qualche modifica, sicuramente il Consiglio Comunale lo farà. Noi magari lavoriamo sul regolamento, come è successo tante altre volte, dando tanti suggerimenti per cose positive per Palermo, per i palermitani, per gli imprenditori e per tutti quanti, ma alla fine l'amministrazione e il Consiglio Comunale sono sempre strafottuti. Per cui dico, siccome non mi sento rispettato da questa amministrazione per il gesto in cui viene risposto ai nostri uffici e all'email, io personalmente voterò astenuto a questo regolamento, se andrà in votazione oggi o qualche altro giorno. In caso contrario, è soltanto perché magari ci possa essere un ripensamento da parte dell'ufficio, dove ma arriva un'email dicendo scusate, noi tale giorno potremmo essere disponibili, ma non accadrà, perché dico così sarà. Se poi qualcuno di voi ha qualche suggerimento, che possa essere un suggerimento dove in realtà io posso anche comprendere, io sono disponibile e favorevole ad accogliere anche il vostro suggerimento. Qualcuno vuole intervenire? Presidente, io mi ascolta? Sì, prego. No, diciamo, in linea di massima sono d'accordo con lei per quanto riguarda la tenuta in considerazione del comune, dell'amministrazione comunale, anche se ritengo che il dirigente che ha risposto alla nostra nota non risponde solo per lei, ma chiaramente si riferisce agli uffici che lei gestisce, ecco, non, si vede che non ha alcun dipendente, alcun funzionario, diciamo, concordo. Su questo non è sulla sua persona, questo lo volevo chiarire. Quando lei risponde così non intende che non solo non può venire lei, ma anche qualcuno che lei poteva delegare, ecco, su questo non credo non ci siano dubbi sul pensiero della dottoressa Mandalà. Poi per quanto riguarda questo regolamento, credo che si basi anche su una disposizione del governo nazionale, diciamo, è uno strumento, il fondo perequativo, che mira a mitigare quelle diseguaglianze che ci sono tra regioni,
chiaramente i cui abitanti presentano in un certo qual modo differenti capacità fiscale, e quindi al fine di garantire gli stessi standard di prestazione appunto nell'erogazione dei servizi di competenza, si è istituito appunto questo fondo di perequativo, ecco. Quindi secondo me non è una cosa assolutamente negativa che ci sia questa iniziativa. Chiaramente non abbiamo noi la possibilità di reggere, perché è composto di un migliaio e più pagine, quindi sicuramente non siamo nelle condizioni di farlo. Su questo non ho dubbio, non solo per me, ma ritengo per tutti. Magari se ci fosse stato appunto un funzionario, magari poteva estrapolare quei punti salienti, quei punti più importanti, ecco, per dare un significato, dare una spiegazione a questo regolamento, diciamo, del fondo perequativo. Quindi dal mio punto di vista, anche se sono completamente d'accordo sul suo operato, Presidente, però trattandosi di un regolamento che sicuramente andrebbe ad agevolare qualche categoria, mi debbo schierare, diciamo, ecco, secondo me a favore, ecco, ma sull'idea, non su quello che loro hanno fatto, su questo no, ecco, su come agiscono nei nostri confronti, quello mai. Ma che ci sia un'eccezione, a volte sicuramente accade, e questo mi sembra che sia un'eccezione perché è un regolamento che sicuramente mira ad garantire in linea di massima un risparmio per una categoria di contribuenti. Grazie. Guardi, consigliere Sardo, io le dico con molta chiarezza, se per come ho ascoltato il suo intervento, se mi date chiarezza e certezza che questo regolamento è un regolamento fatto perché i palermitani e Palermo e gli imprenditori ne usufruiscono, il primo, io sono costretto a rivedere la mia posizione. Io faccio quell'intervento perché io non lo conosco il regolamento, ho chiesto all'amministrazione di conoscerlo, ma l'amministrazione non mi ha messo nelle condizioni, per cui io non so se è migliorativo o è ancora peggio. Dico anche perché vorrei ricordare che siamo in una situazione dove il comune di Palermo rischia il default, e qui giustamente non so cosa in questo regolamento cosa andrà a prevedere, però se mi date certezza e mi rassicurate che su questo regolamento ci possa essere qualche risparmio, qualche agevolazione, qualcosa di positivo, c'è, per la città e per gli imprenditori, prima io ravvedo il mio intervento, però ho bisogno, certo, di certezza. Certo. È giusto? Sì. Ci possono, sicuramente, secondo il mio punto di vista, io ritengo di sì, che determinate categorie di contribuenti o di individui singoli possono sicuramente usufruire di questa agevolazione. Questo perequativo vuol dire pareggiamento, una distribuzione più equa, ecco, per quanto riguarda la finanza, ecco. E quindi si possono eliminare con questo regolamento delle ingiustizie appunto nel settore tributario, ecco. E quindi secondo me è a favore di determinate categorie di contribuenti e anche di individui singoli, Presidente, secondo il mio punto di vista, secondo come la interpreto io. Ripeto, anche se non ho letto assolutamente il regolamento. Ecco. Presidente, posso? Sì, prego, consigliere. Io ho ascoltato, diciamo, gli interventi e appunto come concordo, come dicevo prima, col consigliere Sardo, nel senso appunto che c'è una possibilità di agevolare i cittadini, però credo che ci sia un percorso che metta
insieme le due posizioni, nel senso che noi possiamo da un lato votare astenendoci, quindi dare il parere contrario, e visto che il parere contrario va motivato, potremmo proprio scrivere questo nella nostra motivazione, cioè che abbiamo dato parere contrario perché abbiamo ritenuto che l'amministrazione non abbia coadiuvato il consiglio nella comprensione del regolamento, ma sottolineiamo nel documento che siamo assolutamente favorevoli e chiediamo al Consiglio Comunale di esitare positivamente questo regolamento se prevede delle agevolazioni per i cittadini. Credo che sia il percorso che mette insieme le due posizioni nella maniera migliore, perché appunto non rinunciamo alla nostra rivendicazione nei confronti dell'amministrazione, ma diciamo ai cittadini che siamo assolutamente favorevoli e chiediamo al Consiglio Comunale di approvare questo regolamento perché prevede delle agevolazioni. Che ne pensa, Presidente? Però quello che conta è il parere che poi alla fine si esprime, consigliere collega. Il sistema mi ha buttato fuori, per cui non ho poi sentito l'intervento finale del consigliere Altadonna. Dicevo, cui... Presidente, l'idea di votarlo, di astenerci e quindi dare parere negativo, visto che il parere negativo va motivato, nella motivazione potremmo scrivere che il parere negativo è stato dato perché non siamo stati coadiuvati dal comune. Consigliere Sardo ha l'audio acceso. Non siamo stati coadiuvati dall'amministrazione alla comprensione del regolamento, ma chiediamo al Consiglio Comunale di approvarlo positivamente se prevede delle agevolazioni per i cittadini. Questo, diciamo, era il percorso che io dicevo per salvare entrambe le posizioni. Tanto, ripeto, il nostro parere non è vincolante, quindi anche se lo diamo positivo, questo non vincola il Comune a darlo positivo e non fa trasparire la nostra contrarietà rispetto al non essere stati coadiuvati dall'amministrazione, mentre con il parere negativo e quindi la motivazione obbligatoria da dare potremmo esprimere entrambe le cose. Grazie. Io diciamo che è un intervento suo che si riallaccia a quello mio, nel senso che è chiaro che la motivazione va data per chi vota astenuto o contraria, e la motivazione è soltanto quella di cui lei ha dichiarato e che io ho dichiarato poc'anzi, per cui la mia visione è quella, ripeto, ma perché non l'altra cosa positiva è quella dove nella motivazione possiamo aggiungere dicendo al Consiglio Comunale che se c'è se questo atto è importante per Palermo e palermitani, è chiaro che invitiamo il Consiglio Comunale a dare parere favorevole, però ritengo che noi in questo momento l'amministrazione comunale non solo ci sta mortificando, ma non ne sta tenendo conto, vuole un parere da parte nostra ma non ci mette in condizione di lavorare. Abbiamo da un lato una fortuna, quale? Che magari non che noi potremmo votare il parere negativo perché l'amministrazione non ci sta dando la possibilità, perché come dice il consigliere Sardo, se un atto che è un atto positivo per la città, per gli imprenditori e per i palermitani, io me ne frego per come si comporta l'amministrazione e lo voterei favorevole. Ma siccome in realtà poi il nostro voto non è vincolante, per cui io voterò in quel modo e aggiungo nella motivazione l'intervento fatto dal consigliere Altadonna. Secondo me è l'unico metodo pulito e per bene di cui noi possiamo dire che anche in questa proposta ci siamo, ci siamo stati, ma non ci avete messo in condizione, ma ci auguriamo che se c'è del positivo il Consiglio Comunale la possa approvare. Allora a questo punto potremmo metterle ai voti e andare avanti. Sì, se ci sono altri suggerimenti, qualcuno vuole intervenire? Non ci sono altri suggerimenti, a questo punto
chiudo la discussione generale sulla proposta, nomino i scrutatori, le due donne del nostro consiglio, la consigliera Di Gesù e la consigliera Cavaliere, e il consigliere Altadonna. Chi è contrario e chi si astiene? Approvata all'unanimità. Approvata all'unanimità. Sì. Posso dire una cortesia? Mi scusi se la interrompo. Siccome non mi è arrivato il mese di agosto le convocazioni di consiglio, gentilmente volevo chiedere al signor Castellana se li potevano mandare. Ancora non sono pronti, non si è arrivato perché non ci sono state le convocazioni ancora. Ok, grazie. Quando finiremo le daremo più lucidazioni, consigliere Losardo, consigliere Stabile. Mio cugino, però non si confonde. Avendo votato i scrutinatori, mettiamo in votazione per appello nominale il parere urgente sul parere integrativo urgente mandato dal comune, e lo facciamo per appello nominale, segretario. Sì. Ore 10:13. Teresia. Presidente, dopo la votazione chiedo di intervenire, se non le dispiace. Certo. Teresia assente. Aiello. Segretario, dichiarazione di voto. Sì. Quello che ho, siccome non voglio essere ripetitivo, quello che ho dichiarato nella discussione generale lo riconfermo nella dichiarazione di voto e aggiungo, su suggerimento del consigliere Altadonna, che se il regolamento prevede qualcosa di buono per la nostra città, per gli imprenditori, per i palermitani, invito il consiglio comunale a dare parere favorevole, perché almeno loro sicuramente avranno modo di lavorarci. A noi l'amministrazione non ci sta dando possibilità di lavorare in questo regolamento, per cui il mio voto è astenuto. Ok, Altadonna. Dichiarazione di voto. Per le motivazioni espresse durante la trattativa generale del regolamento mi astengo e mi associo, diciamo, a quanto detto dal consigliere Aiello, chiedendo che nella motivazione venga messa, diciamo, entrambi gli aspetti della medaglia, quello del vantaggio, ecco, della lotta alla sperequazione nei confronti dei cittadini, e nello stesso tempo venga evidenziato che volevamo approfondire, comprendere e capire bene il regolamento, ma non siamo stati messi nelle condizioni di poterlo fare. Grazie. Cavaliere. Astenuta, per le stesse motivazioni che hanno già detto gli altri consiglieri. Di Gesù. Dichiarazione di voto. Penso che per regolamenti come questo l'amministrazione comunale dovrebbe mandare un dirigente nelle circoscrizioni per dare le dovute spiegazioni. A mio avviso non dovremmo neanche noi avanzare una richiesta di incontro, ma questo dovrebbe venire in automatico, soprattutto se si tratta... Io non la sento. Mi sentite? Sì, sì. Ok, dico soprattutto se si tratta di pareri del genere. Infatti si tratta di un parere importante che potrebbe favorire i cittadini. Si tratta di un parere urgente. Bisognerebbe trattarlo con qualcuno competente che come al solito dà picche. Il mio voto quindi è astenuta, sperando che il Consiglio Comunale possa fare sempre il bene per i cittadini.
Ok. Figuccia. Astenuto. Lo Sardo. Sì, dichiarazione di voto. E dico, pur sicuramente essendo favorevole all'oggetto, al regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini tari 2021, a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali, io sono d'accordissimo ovviamente su questo, e fa riferimento anche sicuramente a un articolo di un decreto legge di quest'anno, ecco, ma siccome non è chiara però la modalità, non avendo approfondito la materia, sono costretto ad astenermi appunto dall'esprimere parere per questa motivazione, pur essendo favorevole appunto all'oggetto appunto che è contenuto in questo regolamento, perché come ho detto nell'intervento precedente, sicuramente favorisce determinate categorie di contribuenti e anche individui singoli. Vabbè. Il mio parere è di essere assoluto. Ok. Lucido. Mi astengo perché nessuno ci ha messo in condizione di poter conoscere questo regolamento. Ok. Palazzo. Astenuto. Ovviamente per i motivi espressi anche dai miei colleghi, mi associo alle dichiarazioni dei miei colleghi. Stabile. Astenuto, la stessa cosa io, mi associo ai colleghi. Presidente, 9 presenti, 1 assente e 9 astenuti. Visto l'esito della votazione, il regolamento non viene approvato. Consiglieri, io sto facendo... Presidente, mi scusi. Presidente, mi scusi, avevo chiesto di intervenire. Prego. Se mi consente. Mi consiglio, sì. Sardo, mi perdoni, prego. Sì. Presidente, siccome ci sono dei punti all'ordine del giorno che non sono stati esitati dalla commissione al ramo, ecco, di conseguenza desidero che desidererei che si votassero appunto questi punti all'ordine del giorno per trasferirli alle commissioni di competenza, almeno per quello che mi riguarda, la commissione sport. Poi se ci sono altri colleghi, concordo, che fanno la stessa richiesta. Concordo con il suo intervento. Se sappiamo già i punti quali sono, li mettiamo in votazione per mandarli in commissione. Allora, se il consigliere Palazzo mi aiuta. Prendiamo l'ordine del giorno. Dovrebbe essere, per quanto mi riguarda, i punti 47 e 56. E se non vado errato, avendo visto l'ordine del giorno, c'è qualche proposta anche sulla commissione cultura. Esattamente, la 48 potrebbe andare seguendo la commissione cultura, per outdoor education. Perfetto, allora facciamo così, facciamo in ordine. Noi abbiamo il punto 48 per la commissione cultura, poi gli altri punti quali sono? Consigliere Sardo, lei... Io ho 47 e 56, se non vado errato.
Scusi, il punto 48 era andato in prima commissione ed era outdoor education, educazione all'aperto. Esattamente, sì, erroneamente, perché credo che sia materia appunto della commissione cultura. Ah, ok. Infatti. E sì. Poi invece vedo che per il punto 47 si aspetta un verbale della prima commissione a firma dei consiglieri Cavaliere Palazzo. Non è stato trattato il punto, giusto? Che io mi ricordi, no. Ecco, volevo conferma appunto al consigliere Palazzo. E questo voi lo potete sapere. No, io ricordo che non è stato trattato nemmeno il punto, dottore Castellano. Ok. È stato trattato la settimana dello sport e poi è venuto a mancare, se non ricordo male, il numero legale. Okay. Perché bisognava trattare questo punto e quindi... Va bene. Perché noi, diciamo, mancando il verbale non lo potevamo verificare. Quindi la quinta circoscrizione sostegno. Come vogliamo procedere? Per ordine? Vogliamo procedere. Presidente, insomma, posso fare una precisazione? Prima prego. Che procediamo. Il punto 48 dovremmo mandarlo in Commissione Cultura, ma successivamente, perché è già all'ordine del giorno per la convocazione del 2, del 3 e del 4. Sono proposte. Quindi noi, magari noi abbiamo convocato fino al 2, lo sapevo. Io stamattina ho sentito gli uffici, ho sentito la signora Cannizzaro. C'è una proposta del consigliere Figuccia, già firmata. Sì. Volevo aggiungere questo, sì, ne ero a conoscenza, ma ovviamente lo manderemo il punto 48 votandolo qui in consiglio, lo manderemo lo stesso in commissione cultura. E si tratterà quando ci sarà utile la prima seduta utile della commissione. Ovviamente d'accordo. Per i giorni 2, 3 e 4 già siamo convocati, per cui questa proposta si tratterà quando si convocherà la prima seduta utile. Sappiamo che abbiamo una proposta da trattare. Perfetto. Allora, io vorrei procedere per ordine. Noi abbiamo la prima commissione. La prima commissione che è attività sociale? No. Sport. Perfetto. Abbiamo qualche punto sulla commissione sport? Se non vado errato, allora, abbiamo il 47. Presidente, e il 56. Se c'è qualcuno che si associa, chiedo il prelievo dei punti 47 e 56. Mi associo, Presidente. Sì, mi associo io. Allora, mettiamo in votazione il passaggio all'ordine del giorno e mandare i punti 47 e 51, se non vado errato. 56. Allora, 47 e 56, mettiamo in votazione per mandarli in commissione. Un secondo, c'è il consigliere Palazzo che vuole intervenire. Dottore Castellana, ho riletto il verbale. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Palazzo, non ho capito. Sì, grazie, ha chiesto di intervenire. Grazie, Presidente. Sì, scusi, stavo intervenendo sulla proposta, quella del punto 47, se può scendere un attimo, vediamo se quello che... Allora, la settimana dello sport è stato trattato, invece il sostegno dello sport inclusivo, praticamente abbiamo letto in commissione la proposta... Poi il consigliere, eravamo presenti io e il consigliere Losardo. Il consigliere Losardo, per impegni personali, ha dovuto abbandonare l'aula, quindi è venuto a mancare il numero legale e ha chiuso la seduta. Quindi non è stata trattata, non è stata approfondita. Ok. Così è per precisare l'evento che c'è stato quel giorno. Ok. È verbale. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Palazzo. Allora mettiamo in votazione il passaggio dei punti 47 e 56 sul passaggio in commissione sport. Mettiamo in votazione chi è contrario e chi si astiene. Approvato all'unanimità. E questa vale per la prima commissione sport. Passiamo alla seconda commissione. Ci sono punti per la seconda commissione, segretario? Si era detto il passaggio... Il 48? Il 48, outdoor education.
Perfetto, mettiamo in votazione il passaggio in commissione della proposta numero 48 all'ordine del giorno. Chi è contrario e chi si astiene? Approvata all'unanimità. Abbiamo punti per la terza commissione? Presidente, il 51 è già c'è una come si dice, una preferenza per qualche commissione, o è già stato passato in qualche commissione, o qualcuno ritiene. Qual è il testo? Un attimo che qualcuno sia andato in commissione. Perché io non lo vedo dall'ordine del giorno. Qui vediamo punto 51. Se mi riapre l'ordine del giorno. Sì, c'è un sì, sì. Del 2 luglio. Ok. No, allora no, la Commissione Attività Sociali ha già presentato due proposte, una arriverà entro domani mattina, quindi in questo momento credo che non ce ne siano all'ordine del giorno da passare in Commissione Attività Sociali. Grazie Presidente. Perfetto, grazie consigliere Altadonna. A questo, ovviamente le proposte che sono questa mattina votate e il passaggio in, in commissione, nelle prime sono queste proposte disponibili. Consiglieri, come stavo dichiarando poc'anzi, io sono in atto sul territorio e sto facendo un sopralluogo con dei tecnici, per cui non potendo eseguire i lavori d'aula, la seduta è chiusa. Grazie Presidente, buon fine settimana. Buongiorno Presidente. Buongiorno.